vero nemico è l'io. Straordinario interprete della tradizione filosofica orientale, Bruce Lee, emigrato negli Stati Uniti, comprese immediatamente quale fosse il problema più grave dell'uomo occidentale. Egli basava, e ahi noi basa tuttora, ogni sua azione a partire dalla propria individualità. L'io di ciascuno di noi, formatosi negli anni come una stratificazione di maschere, finisce per prendere il comando della nostra stessa vita. Desideri, sentimenti, realizzazioni, tutto è gestito da questa individualità apparentemente definita e autentica, ma che in realtà è solo il frutto di un sottile quanto perverso gioco della mente e risultato di anni di condizionamenti. Per questo, uno degli argomenti su cui Bruce Lee insistette maggiormente fu proprio convincere i suoi ascoltatori che il primo nemico da combattere non era l'avversario sul ring o sul tatami, bensì l'io. Solo dissolvendo i conflitti interiori si può diventare davvero invincibili. Tra le sue frasi preferite ce n'è una che può apparire tanto provocatoria quanto enigmatica. Cerca di essere nessuno. Difficilmente si potrebbe esprimere con maggiore semplicità ed efficacia un concetto così complesso. Si tratta probabilmente di uno dei traguardi più difficili da raggiungere in assoluto nella vita di un individuo. Ma questo traguardo, ci ricorda Bruce Lee, vale più di tutte le vittorie. L'io è l'ostacolo più grande che impedisce la corretta esecuzione di ogni azione fisica. Ricorda che esiste l'azione e non chi la compie. Non è lo sperimentatore il centro di tutto, bensì l'esperienza. È il vuoto il fine ultimo di ogni cosa. Esso è l'origine di tutte le cose e non ha contrari, perché non si oppone a nulla. Sforzati di comprendere che il vuoto è colmo di vita, di potenza e di amore per tutti gli esseri. Devi trasformarti in un fantoccio di legno. Esso non ha ego, non pensa, non afferra e non stringe niente. Lascia che tronco e arti si muovano secondo leggi proprie. Le tradizioni orientali rifiutano ogni forma di sforzo. È necessario che tu ricerchi la normalità e non l'essere speciale. Se hai fame, mangia. Liberati delle scorie quando ne avverti l'esigenza. E se hai sonno, dormi. È vero che l'ignorante riderà di te, ma il saggio capirà. Non correre, cammina. Non cercare. Quello che cerchi arriverà spontaneamente, quando non lo aspetti. Liberati delle idee poco chiare e agisci, invece, attingendo alle tue radici. Cosa significa assenza di pensiero? Significa non lasciarsi coinvolgere dai fatti esterni e dallo stesso processo ideativo. In una parola, pensare e non pensare. Sferrare calci e pugni è un modo per uccidere l'ego. Rappresentano la forza di ciò che è immediato, intuitivo e istintivo. La perfezione di ciò che è istintivo è inscalfibile, a differenza dell'intelletto e di ogni prodotto dell'io. I pugni e i calci devono per questo seguire la via diretta. L'obiettivo non è solo quello di distruggere l'avversario, ma prima di ogni cosa, di vincere la propria ansia, la collera, la follia che è insita in ognuno di noi. Il Jeet Kune Do è anzitutto un'arma contro noi stessi e contro ciò che turba il nostro spirito. La maturità non significa concettualizzare ogni cosa, bensì capire come si è fatta interiormente. Per cambiare, prima, dobbiamo sapere chi siamo. Non ci sono idoli nello Zen. Libera la tua mente da qualunque tipo di immagine spirituale. Permani in uno stato neutro, senza dirigere la mente. Ricerca il vuoto dentro di te e la calma della tua mente. Il combattente deve pensare soltanto al combattimento. Non deve guardare né indietro né attorno a sé. Deve superare gli ostacoli che gli si pongono davanti in tutti i modi, e cioè emotivamente, fisicamente, intellettualmente.
non dipendere dal giudizio altrui per essere felici. La meditazione non è un processo di concentrazione. La concentrazione è esclusione. Per non provare ansia, non dobbiamo operare scelte e quindi non dobbiamo porci interrogativi. Dobbiamo solo percepire e la percezione risolverà i nostri problemi in maniera naturale. Smettila di fare confronti e vivi nel reale. Solo così vivrai in pace. Se guardi dentro di te e sei sicuro di aver agito bene, che cosa può intimorirti o preoccuparti? Hai soltanto necessità di compiere la tua missione nella vita, senza che tu abbia pensieri di aggressività o di competizione. Lo scopo di ogni essere umano è la realizzazione personale. Evita di confrontarti in fatto di abilità. Gli amici iniziali diventeranno solo antagonisti. Cerca di essere nessuno. Essere umili nei confronti di chi c'è superiore è un dovere. Esserlo verso gli uguali è cortesia. Esserlo verso chi c'è inferiore è nobiltà. La vergogna è la paura di essere umiliati quando ci si sente inferiori alla stima degli altri.